John Borno, ragazzi, e benvenuti in questo nuovo video. Devo fare un applauso, ragazzi, alla Fiorentina che zitta zitta a sorpresa chiude il colpo Benassi. E questo per me, al di là di tutto, perché il prezzo ancora non è stato annunciato dalle due società, è un colpo da 8. Soprattutto penso che sia stato pagato sui 10 milioni, 12 milioni, esagera 15 conoscendo la Fiorentina. Ma da 15 in giù, ragazzi, cioè sotto 15, 14, è un colpo da 8, 8 e mezzo. La Fiorentina ha messo in mezzo al campo, per me, uno dei più volenterosi e più talentuosi centrocampisti italiani. Ve lo assicuro, ragazzi, questo è un colpo che a me piace tantissimo. Fra l'altro, insieme all'altro acquisto della Fiorentina, Eiseric, mi sembra si pronunci, si dica, Eiseric, ragazzi, la Fiorentina bene o male zitta zitta si sta rifacendo. Ovviamente adesso in questi ultimi giorni, come vi anticipavo, sparerà le cartucce per prendere quei giocatori che vogliono andare via e con la quale si potrà chiudere operazioni. Lampo ha fatto queste operazioni a gennaio prendendo Saponara, prendendo Sportiello, che le ha pagati veramente nulla. Fra l'altro Sportiello ha fatto prestito biennale con diritto, cioè veramente, ragazzi, affari assurdi, così come sarà senz'altro Benassi. E la Fiorentina piano piano sta piazzando questi colpi che saranno importanti, perché Savonara quest'anno farà il titolarissimo sulla tre quarti, Sportiello farà il titolarissimo in porta, Benassi farà il titolarissimo a centrocampo di fianco a Badel, perché al di là del fatto che poi se ne sono andati Borja Valero e Vesino e la Fiorentina perde due giocatori importantissimi, dall'altra parte la Fiorentina ha messo a centrocampo, visto che poi probabilmente giocherà con il 4-2-3-1 come annunciato da Sosa, ma che dovesse cambiare modo, i due centrocampisti titolari saranno Badel e Benassi, e sulla tre quarti ci sarà Saponara. Per cui, ragazzi, il centrocampo alla fine a me sembra molto molto buono. Poi ho sentito che stava cercando di chiudere per Strinic sulla fascia da mettere al posto di Milic, e sinceramente non mi sembra affatto male. Cioè, Strinic non mi fa impazzire, però non mi fa impazzire a Napoli per la Champions, perché se dovesse venire a Firenze a fare il giocatore, il titolare a sinistra per la stagione, mettendo finalmente Milic in panchina, per la Fiorentina potrebbe essere, secondo me, tanta tanta roba. Ragazzi, per me come colpo Benassi, bam bam, proprio preso in un secondo, veramente 8, 8 e mezzo. Complimenti a loro, veramente complimenti a loro. Fatemi sapere qui sotto che cosa ne pensate. Sono rimasto veramente basito, ve lo giuro. Complimenti, ragazzi, complimenti, bel colpo. Finalmente la Fiorentina comincia a sparare le sue cartucce. Vedrete che da qui, ve l'ho detto, da qui alla fine comprerà Strinic, cartuccia per Strinic, le cartucce, intendo, di quei giocatori che adesso stanno cercando di andare via, che se tu cerchi di prenderli a luglio 30, 40, 25 milioni, quando poi arriva agosto i giocatori spingono per andare via, tu devi piazzarli in qualche modo, se no finisce che o te fanno una stagione del cavolo oppure te li trovi in panchino in tribuna. Quindi li piazzi 10, 11, 12 milioni e inizi a piazzarli, e vedrete che mo tutti questi giocatori la Fiorentina inizierà proprio a formarsi una bella squadretta. Poi ne riparleremo assolutamente. Certo è che della Valle si intascheranno un sacco di soldi, si hanno incassato tra tutte le cessioni, che ne so, 200 milioni, ne spenderanno 50 a dir tanto, però quei 50, quei 60, quanto saranno, aiuteranno la Fiorentina a fare una bella squadretta. Io l'ho pronosticata, mi pare, settima in classifica, dietro al Torino. Ma però che il Torino ha perso Benassi, guardate, raga, io non lo so, può essere pure che la Fiorentina va sesta e il Torino settimo, secondo il mio pronostico. Benassi era un bel colpo, poi era il capitano, fra l'altro, Non so perché l'hanno venduto così all'improvviso, i tifosi del Torino non sono contenti. Fatemi sapere qui sotto che cosa ne pensate. Come sempre vi lascio in descrizione il link del Maestro 2.0 che apprende i pronostici. Ragazzi, è il migliore, veramente, calcio NBA è veramente il migliore. Buon shalala, e noi come sempre ci vediamo ad un prossimo video.